Bentornati a Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. In studio con noi abbiamo la dottoressa Guendalina Rossi, psichiatra e psicoterapeuta, e parliamo di ansia, malattia fisica col punto interrogativo, perché effettivamente, come abbiamo capito da lei, insomma, l'ansia dà dei disturbi che potrebbero essere scambiati con malattie che poi invece sono, mi permetto di dire, un qualcosa che dà un campanello d'allarme. Sì, diciamo così. Come la signora, insomma, riprendendo un po' il discorso della signora, che lei giustamente da addetto ai lavori dice: non sottovalutiamo quando succedono queste cose, perché la vita potrebbe essere veramente invalidante, no? Sì, nel senso che la signora dice di queste goccioline usate al bisogno, che per esempio è una cosa che non funziona. Nel senso cioè che nelle terapie dei disturbi d'ansia ad un certo punto si imposta una terapia che in generale è fatta con antidepressivi, perché l'ansia e la depressione hanno delle ampie zone di sovrammissione, e la cura vera dell'ansia è con gli antidepressivi, perché non certo con gli ansiolitici, perché sarebbe come dire che si cura la broncopolmonite con la tachipirina. Ecco, si usano gli antibiotici. Che questo non vuol dire che una persona, perché dottoressa, mi scusi, decodifichiamo anche una cosa, che una persona è pazza. No, perché c'è questa, no, nel senso, a volte dice: no, mi devo curare con gli antidepressivi, eccetera. Dice, ma no. Non è quella non c'è da avere vergogna, dire, è uno stato fisico che non va bene. Non solo non c'è da avere vergogna, c'è da pensare che sono delle malattie, cioè sono degli eventi purtroppo che accadono nel corso della vita, come altre malattie del sistema cardiocircolatorio. Brava, voglio dire, come no, può dottoressa, succedere? Perché sai, l'approccio con lo psicologo, lo psichiatra, lo psicoterapeuta, a volte dice: no, ma io non sono mica, ha capito? Quindi deve cambiare questa mentalità, perché sennò, come ha detto lei, si rischia di vivere una vita di serie B. No, ecco. Anche perché ormai noi disponiamo di farmaci per la depressione e l'ansia che veramente sono molto maneggevoli e consentono, veramente hanno molto modificato lo stile di vita delle persone che soffrono di questi disturbi. Direi che hanno modificato lo stile di vita di tante persone, perché di fatto poi oggi noi possiamo intervenire, questo lo facciamo da specialisti, lo fanno i colleghi della medicina generale, anche su delle situazioni che non sono ancora francamente di depressione, di ansia, che vanno verso delle malattie conclamate e che invece possono essere rapidamente trattate, rapidamente modificate. Allora, dire che si usano le goccioline al bisogno, ci si portano dietro le goccioline e si usano ogni piede spinto, questo ci dice di un disturbo che non è trattato in maniera adeguata. Ecco. Perché quella può essere una necessità dei primissimi periodi di cura, le prime settimane in cui si cura un disturbo d'ansia, un disturbo depressivo, un disturbo da attacchi di panico, in cui questa necessità può esserci, ma deve essere limitata quando... Ecco. Allora, pronto? Pronto? Signora, buonasera. Buonasera, senta, potrei parlare con la dottoressa? Certo che sì, signora, prego. Sì. Buonasera. Buongiorno. Buonasera, dottoressa. Senta, ho un problema. Mia figlia ha 31 anni, soffre di ansia. Se c'ha da andare a lavorare gli prende l'ansia, se c'ha da fare qualunque cosa gli prende l'ansia. Cosa posso fare, dottoressa? Non ho sentito. No, nel senso, qualsiasi cosa che fa gli prende, però nel senso, se deve fargli qualche domanda. La preoccupazione che prende l'ansia, non dorme la notte e ha paura di morire, poi tutte queste cose. Ha da fare qualche domanda oppure le può... Cosa gli posso... Lei prende delle gocce per dormire, per almeno dorme la notte, sta tranquilla la notte, però durante il giorno riprende questa paura. Sì, allora il fatto di non dormire la notte, il disturbo del sonno è uno dei sintomi che possiamo avere in corso di depressione o in corso di ansia, ma non può essere trattato singolarmente. Cioè è uno dei sintomi della malattia. Appunto, io facevo prima l'esempio della broncopolmonite, febbre, tosse, spossatezza, ma non è che si dà un farmaco per ognuno di questi sintomi, si cerca di curare la radice. Allora, non è sufficiente, direi, specialmente una persona così giovane, nessuno, ma specialmente una donna così giovane non può accontentarsi di curare l'insonnia, che tanto non cura, perché può prendere qualcosa che le consente di dormire, ma comincerà poi a comunque tra un po' a non ridormire. Il mio consiglio è che si rivolga o al proprio medico di famiglia, spiegando bene il disturbo, quindi se il medico decide di dare una terapia specifica, e qui forse
andrebbe capito se è un disturbo d'ansia o un disturbo depressivo. Io avrei qualche perplessità, ma comunque rivolgersi al proprio medico di famiglia, chiedere su questo una terapia adeguata, che non può essere semplicemente... Ma lei è in grado, un medico di famiglia, di poter fare, oppure è meglio che ne so rivolgersi proprio a uno specialista? No, dottoressa, glielo chiedo perché... Noi abbiamo dei medici di famiglia, specialmente qui ad Arezzo, molto bravi, molto competenti, ecco, che poi sono loro, e possono essere benissimo loro, a valutare se quel tipo di disturbo lo vogliono trattare loro o lo devono indirizzare a degli specialisti. Questo può dipendere da molte questioni. Ecco, no, gliel'ho chiesto perché... Sa. Però io certo non mi accontenterei, perché non mi pare un trattamento adeguato, di qualcosa che sua figlia, che è veramente molto giovane, prende soltanto per il sonno, perché questo è un trattamento inadeguato, significa lasciare che la malattia vada avanti. Quindi io mi rivolgerei intanto al medico di famiglia e chiederei di essere trattata da un punto di vista farmacologico in maniera che possa risolvere il disturbo. Sì, certo. Va bene, signora? Va bene, grazie. Grazie a lei, grazie. Buonasera. Buonasera. No, io non è che voglio, però effettivamente a volte, insomma, se si vede che le goccioline o quello come ce l'hai non funziona, bisogna andare dallo specialista, insomma. Sì, soprattutto va fatta una diagnosi, perché questa è un'altra questione, no? Se lei vede tutte le persone che soffrono di disturbi, per esempio di cuore, sono bravissime a dire che diagnosi hanno. Sì. Lei non trova qualcuno che dice ho mal di cuore, così. No. Mentre spesso nel nostro settore ancora i pazienti ti dicono ma c'ho un po' di agitazione, ho un po' di ansia e poi prendo le goccioline per dormire, prendo le goccioline per andare al cinema. Allora va fatta una diagnosi. Quella che le stavo dicendo. Prima di tutto, e quindi poi pensate a una terapia. Che, insomma, poi la diagnosi va fatta, presumo, parlando, capendo, non so. Sì, raccogliendo dalla persona tutti i disturbi che ha, raccogliendo una storia anamnestica precisa, come si fa in qualunque ambito della medicina. Solo che si ha a che fare più con la mente, insomma, ecco. E anche col corpo, come e anche si col vede, corpo, perché poi dopo i disturbi sono quelli. Sì, sì. Insomma, però dice lei sempre rivolgersi un po', anche non stare lì a dormirci. No. Perché non è, no, non è il caso. Allora, passiamo a un'altra domanda che ci è arrivata. Guardi, questo è un ragazzo, è un giovane, affrontando il tema che lei ha toccato prima, dice: a volte, anche se ho studiato, mi è successo di fare scena muta all'interrogazione. Adesso all'università anche peggio. Cosa posso fare? Questa è una cosa comune tra i giovani, Una cosa che, diciamo, noi osserviamo molto, nel senso che i disturbi d'ansia coinvolgono sempre più anche gli preadolescenti, adolescenti, giovani adulti. Li coinvolgono di più, o forse c'è più attenzione a questo. Quindi certo, disturbi d'ansia io intendo già quando i ragazzi, a volte i bambini, perché può iniziare proprio ai primi anni, che non vogliono andare a scuola, che non vogliono andare a scuola, o scappano da scuola, o cominciano per esempio ad evitare di andare a scuola. Questo è uno dei problemi con i quali gli insegnanti si confrontano spesso, e noi scusate, anche. Prego. È una bronchite? O no, proprio la saliva che è andata dalla parte sbagliata, sentito? E quindi possono cominciare a manifestarsi veramente dai primi anni scolastici. Mm-hmm. E poi ci sono ragazzi che hanno questo, anche un'ansia proprio da prestazione, no? Legata alla paura di venire valutati, di non essere all'altezza, di non essere in grado. Ora, specialmente con gli adolescenti, ma anche con i giovani adulti, si ha sempre molta attenzione nel valutare l'opportunità di una terapia farmacologica. Mm. Veramente molta attenzione, mentre sicuramente c'è la necessità di un lavoro in psicoterapia, di un lavoro psicologico, questo sì. Certo. Proprio per mettere questi ragazzi, questi giovani, nella condizione invece di affrontare con le loro risorse prove come questa, perché in realtà quello che loro fanno spesso è, dopo un'esperienza del genere, spesso dopo un'interrogazione andata male perché c'è un completo blackout in testa, allora molto spesso cominciano ad evitare. Cioè, poi cala l'autostima. Cala l'autostima, e allora si dice: vabbè, posso rimandare l'interrogazione, la rimando, la rinvio, oppure la evito, non do l'esame all'università, lo rinvio sempre. Cioè, quei classici casi in cui i ragazzi avevano fatto credere a casa che avevano mandato un sacco di esami e il libretto invece era vuoto oppure falsificato, perché succede anche questo. Sì, può succedere anche questo.
perché sono problematiche. Quindi lei dice giustamente, più che con i farmaci, insomma, sfruttare più le risorse. Diciamo, anche qui ci deve essere qui sicuramente, direi, una valutazione da uno specialista, quindi da un neuropsichiatra infantile o da uno psicologo che lavori con l'età dello sviluppo, con i giovani adulti. Deve essere fatta una valutazione molto attenta, perché un disturbo d'ansia che insorge in infanzia o in adolescenza più di tutti non può veramente essere sottovalutato, invece deve essere fatta una valutazione molto attenta, corretta, e quindi un intervento precoce che consenta quindi di risolvere. Cioè lei sta andando oltre, no, la domanda, nel senso, cioè, da bambini, e mi permetto di dire che un genitore come fa ad allarmarsi davanti a una situazione del genere, che poi potrebbe andare avanti come poi succede in questo caso? Perché se io parlo di bambini che dice, sai, sì, non voglio andare a scuola, cioè lì pensi, che ne so, è svogliato perché si torna lì. Sì. No, certo. È come la depressione, che pensavano che fossero tutti vagabondi prima che fosse passata come una vera e propria malattia. Ha ragione, sono andata oltre. Stavo pensando infatti che intanto i genitori come possono fare? L'episodio singolo, diciamo isolato, non fa testo, perché può accadere a chiunque. Certo. No, infatti è per questo che... Ci può essere il bambino che magari per un qualche giorno non ha voglia di andare a scuola, ha svogliato, chiede di rimanere a casa. Il punto è quando le cose si ripresentano, quando cominciano a non essere più dei fenomeni isolati, perché lo stesso può anche accadere che una persona una volta funziona male, è più ansiosa per qualche motivo. Succede anche agli adulti. Esatto, e non fa una buona performance, per esempio, a un'interrogazione o altro. Ma per esempio questa persona che ha scritto, una persona che dice che più volte gli è successo, sì, è una storia iniziata quantomeno al liceo. Certo. Poi dice all'università va ancora peggio, perché poi, come dire, al liceo quantomeno, alle superiori, il tempo viene scandito, i ragazzi sono comunque bene o male costretti a confrontarsi, certo, no? All'università già con più libertà diventa molto più difficile organizzarsi, e l'impressione è di poter avere a disposizione molto tempo, no? Quindi rinviare, e i problemi diventano più gravi. È per questo che dico che è importante cogliere precocemente questi segnali, perché è molto difficile che questo tipo di problemi si presenti quando i ragazzi hanno 20 anni. Ecco, quindi si è presentato... È molto difficile, o se accade, diciamo, sono fenomeni abbastanza... Glielo ho chiesto perché giustamente è bene aprire, no, le menti, sì, che a volte ci sono dei piccoli meccanismi che si innescano, che poi non si porta dietro tutta la vita, che può invalidare la vita e può invalidare anche un successo, sì, lavorativo, sì, perché uno si limita, no? Sì, quindi avere proprio attenzione a che certi segnali che anche portano i bambini o gli adolescenti, se sono isolati, assolutamente frammentari, hanno un significato. Se tendono a ripetersi nel corso dello sviluppo, specialmente di fronte a certe tappe della vita, sì, no? Anche legate alla scuola, allora è qualcosa di differente. Ma su questo in genere, appunto, anche il confronto con il pediatra, no, prima ancora del medico di famiglia, potrebbe essere assolutamente sì. Allora, dottoressa, il nostro tempo è scaduto, ho voluto parlare un po' anche di dare dei messaggi, no? Perché anche parlando, lei descrivendo delle situazioni, qualcuno ci si può riconoscere e correre, insomma, ai ripari, solo che rispondere alle domande. Allora io ringrazio, ve la ripresento, la dottoressa Guendalina Rossi, psichiatra, psicoterapeuta, e questa è Linea Diretta, abbiamo parlato di ansia, la trasmissione per voi, grazie per averci seguito.